Allora ragazzi, un salve Salvino e salvetto a tutti, l'ho fatto un po' alla Ned Flanders dei Simpson. Allora, questo video è collegato al video di domenica scorsa. Se domenica scorsa mi avete seguito con passione, io spero che voi lo facciate con passione, ho portato un video delle 5 cose che proprio mi danno fastidio del mio Xiaomi Redmi Note 10 5G. Quindi, questo video è un video collegato a quello lì. E vi porterò le 5 cose che mi piacciono, che apprezzo di questo Xiaomi Redmi Note 10 5G. Nel video precedente erano più cose software che non mi piacevano che hardware. In questo video è l'esatto opposto, sono più cose hardware che mi piacciono che software. Quindi, se volete sapere queste 5 cose che mi piacciono di questo dispositivo, seguitemi subito dopo la sigla. Allora ragazzi, come dicevo nella intro, andiamo subito a collegarci al video di domenica scorsa e ritorniamo sul discorso della simmetria. Quindi, se avete visto il video precedente, la simmetria tra il display e la cornice esterna, in alcuni punti sì, in alcuni punti no. Però questa volta la simmetria la troviamo sulla parte posteriore, tra la fotocamera e il bordo esterno. Quindi una perfetta simmetria, allineato bene, e devo dire che anche se solo tengo il dispositivo appoggiato sulla scrivania, sul tavolo, sottosopra, e guardare quel punto dove ci sta la fotocamera e il bordo del dispositivo, beh, per me è un plus, è una cosa piacevole agli occhi, perché vedere quella perfetta simmetria è sempre una cosa bella. Quando ci sta simmetria su di un dispositivo, non dico in tutto e per tutto, ma in alcuni punti è sempre qualcosa di piacevole ai nostri occhi. L'altra cosa che mi piace di questo dispositivo, forse l'avrò detto anche nella video recensione passata dedicata a questo dispositivo, che la trovate qui sul canale, è il sensore biometrico. Allora, il sensore biometrico è piazzato lì in un punto strategico, ci si arriva facilmente allo sblocco del dispositivo e devo dire che è un sensore biometrico molto fluido e devo dire che non ha mai perso un colpo. Quindi, anche se noi sorreggiamo il dispositivo in questo modo, con un mignolo sotto al dispositivo, un po' come facciamo tutti noi, con il pollice tranquillamente in quella posizione ci posso arrivare e sbloccare il mio dispositivo. Lo sblocco, il sensore biometrico funziona 10 volte su 10, non mi ha mai creato nessun tipo di problema durante lo sblocco e devo dire che fino ad ora continua ad essere un sensore biometrico molto affidabile. Quindi in alcuni casi preferisco quello fisico e in alcuni casi preferisco quello lì sotto al display. Però in questo caso quello lì fisico l'ho apprezzato di più perché è strategico e funziona veramente molto molto bene. Allora, un'altra cosa, sempre hardware in questo caso, che mi piace ma è abbastanza nascosta se guardate il dispositivo da lontano e riguarda la capsula auricolare. Allora, la capsula auricolare la troviamo sulla parte frontale, nella parte alta, proprio dove ci sta la cornice nera asimmetrica, ovvero non simmetrica del display. Quindi la capsula auricolare è piazzata lì in alto, che dobbiamo proprio avvicinare il dispositivo per vedere quella capsula auricolare. Io all'inizio, quando ho preso il dispositivo tra le mie mani, vedendolo da lontano, me ne sono accorto un po' dopo dove era posizionata, solo quando ho avvicinato il dispositivo un pochino di più ai miei occhi. Ma se guardato da lontano in questo modo, voi neanche ve ne accorgete che proprio in quella parte alta del display, su quella banda nera, è nascosta la capsula auricolare. E credetemi, questa cosa sembrano cose che magari uno non ci fa caso, però per me sono dettagli e particolari che apprezzo veramente molto. L'altra cosa che mi piace di questo dispositivo è il connettore da 3,5 mm per le cuffie. Allora, non venitemi a dire che voi non lo utilizzate. Anzi, io fino a poco tempo fa l'ho utilizzato, che mi ha catturato l'audio di questi video fino a qualche mese fa, un paio di mesi fa, perché collegavo il mio lavalier esterno, collegavo l'audio e credetemi, mi è tornato veramente molto molto utile. E avere questo connettore 3,5 su un dispositivo attuale, per molti è un plus, ma per molti è una cosa superficiale, perché per come me, che adesso attualmente, da quando
utilizzo le cuffie wireless e da quando ho eliminato il microfono cablato neanche lo sto utilizzando più, però in alcuni casi questo connettore torna veramente molto utile. Quindi chi lo tiene è un plus, chi non lo tiene per loro è una cosa superficiale, un po' come me, quindi un po' è un plus e in alcuni casi un po' è una cosa superficiale. Ma arriviamo all'ultima cosa che mi piace di questo dispositivo ed è una cosa software. Una cosa software che riguarda un po' le applicazioni, le icone, il modo di lavorare, che a me torna veramente molto utile, ed è la funzione finestra a comparsa. Finestra a comparsa la si può attivare arrivando dal task manager. Allora, alcune cosette prima di parlarvi di questa finestra a comparsa. Non tutte le applicazioni sono compatibili con questo tipo di funzioni, quindi non appena attivate la funzione finestra comparsa potete anche modificare le applicazioni da inserire all'interno della configurazione e ne possiamo inserire un massimo di 10 applicazioni tra quelle compatibili che vengono suggerite direttamente dall'impostazione. Una volta fatto siamo pronti ad utilizzarla. Per esempio, io utilizzo Telegram, non lo voglio più utilizzare, mi serve in pop-up e sotto voglio utilizzare un'altra applicazione, quindi cosa faccio? Attivo Task Manager, finestra comparsa, premo sull'icona Telegram e me lo ritrovo in pop-up sul display e sotto posso utilizzare un'altra applicazione. Un altro piccolo appunto: non chiudete mai dal Task Manager l'applicazione che avete in pop-up, perché altrimenti si chiude anche da quella funzione. Quindi la tengo lì in pop-up, ferma, la posso continuare a utilizzare e nel frattempo sotto posso aprire un'altra applicazione. In questo caso, in questa clip, apro Outlook, la posso utilizzare sotto Telegram. Poi, se nel caso non mi dovesse servire Telegram, la voglio ridurre a icona, basta che la sposto in una dei quattro angoli del dispositivo e lei resta lì a icona tranquilla senza dare fastidio. E nel frattempo io continuo a utilizzare Outlook per la mia posta elettronica. Mi serve nuovamente il pop-up di Telegram, basta che lo tiro fuori dall'angolo dove l'ho posizionato e continuo a utilizzarlo. E fino a qui devo dire che è veramente molto molto comodo. Ma un'altra cosa di queste finestre a comparsa, ovviamente applicazioni compatibili, è la funzione di interscambio tra la funzione che abbiamo sotto come principale a schermo intero e quella lì di pop-up. Come potete vedere, se io prendo l'applicazione che ho messo in uno degli angoli dove l'ho posizionata e la trascino verso il centro, mi dà l'avviso, io la posso rilasciare e automaticamente che succede? Lei fa lo switch, dall'applicazione pop-up passa principale a tutto schermo e quella che era a tutto schermo passa in pop-up, si va a ridurre a icona e possiamo utilizzare quella lì in pop-up e viceversa. Quindi questa applicazione la possiamo anche switchare con un'altra applicazione nel caso dovesse servire. Io che per esempio durante il mio lavoro mi torna molto utile utilizzare un'applicazione che fortunatamente quella lì è compatibile con Outlook, perché mi serve recuperare codice OTP, sono a posto, lavoro in questo modo e non mi ricarica la pagina ogni qualvolta che mi serve, perché capita anche questo. Poi se per esempio io non voglio più quella finestra in pop-up, cosa faccio? La clicco, la seleziono, la metto in pop-up, poi tengo premuto sulla striscia in basso all'applicazione di pop-up, la tiro verso il basso e voilà, vedete che l'applicazione che era in pop-up ritorna nuovamente a tutto schermo. Poi siete liberi di utilizzarla nuovamente, dovete comunque passare da Task Manager, attivare la finestra pop-up e selezionare l'applicazione che volete. È molto molto utile, ragazzi. Poi se non volete più utilizzare nulla, chiudete tutte le applicazioni e via, avete finito di utilizzare quella funzione. Quindi devo dire che è una funzione che a me torna veramente molto utile. Allora ragazzi, in questo video io vi ho portato le 5 cose che apprezzo di questo dispositivo. Quindi sono state più cose hardware che cose software. Quindi questo dispositivo, da quando lo tengo, è un po' odiato, un po' apprezzato e viceversa. E credetemi, non so che dire, anche se forse a Natale passerò ad un altro dispositivo. Questo è un piccolo spoiler, però non vi dico quale sarà, perché nella mia mente, nella mia testolina, girano due dispositivi a cui ho puntato. Sono due dispositivi veramente molto validi e uno di loro è molto utilizzato per la produttività. Chi capisce, capisce, altrimenti lo vedrete direttamente forse a Natale o forse dopo Natale, non lo so. Allora, in altri casi, se anche voi avete questo dispositivo, avete lo Xiaomi Redmi Note 10 5G
e ci sono delle cose che vi piacciono del dispositivo, e fatemelo sapere qua in basso nei commenti. Anche se vi è piaciuto questo video, volete parlare un po' del video, fatemelo sapere qua in basso nei commenti. Insomma, ditemi quello che volete nei commenti. Dopo il commentino, non so, magari fate una pausa, prendete un caffè, lasciate il vostro pollicione in su, lasciate il vostro like, perché al canale sempre mi aiutate veramente molto. Per voi non pagate nulla, tranquilli, non pagate nulla, date solo un grandissimo supporto a me, perché è quello che serve, no? In pratica, il vostro supporto. Poi, dopo aver lasciato i like, cosa resta da fare? Resta da iscrivervi al canale, ragazzi. Iscrivetevi al canale, perché ci sono molti di voi che guardano i video senza essere iscritti. Quindi iscrivetevi, iscrivetevi al canale, ed è un grande supporto. Dopo esservi iscritti, attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Quindi i prossimi video in uscita, e questi video che poi prossimamente saranno in uscita, sarete avvisati anche sulla mia pagina Instagram. Quindi anche lì, diciamo, un social di informazione per quanto riguarda i video in uscita e qualche spoiler. E infine, dovevo dirlo prima, ma ve lo dico ora, condividete il video con i vostri amici. Quindi condividete, cioè fate tutto quello che vi ho detto alla fine di questo video, mi date un grande supporto, voi non pagate nulla e io sono molto contento, e mi date la forza di produrre altri video come questi o magari anche di diversi. E noi ci vediamo sempre qui, non lo so se è di domenica, non lo so se è in settimana, ma noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un nuovo prossimo video. Ciao!